Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi 4 maggio do inizio alla prima commissione controllo e garanzia. Prego il segretario per la verifica del numero legale. Sì, allora risultano presenti il commissario Colecchia Giuseppe, la commissaria Dini Emanuela, Mancini Virginia, Nicolai Francesco, Serfogli Andrea, Veronese Antonio. Risultano assenti i commissari Toleni Alessandro e Alberta Francesco. Comunque il numero legale per la seduta è costituito. Grazie segretario. Ci sono comunicazioni da parte dei commissari? No. Allora, all'ordine del giorno abbiamo la programmazione per quanto riguarda le prossime sedute. Quello che volevo indicare ai commissari come proposta, naturalmente se viene accolta, e che avevo anche accennato in terza commissione permanente, riguardava il decreto riapri Pisa per quanto riguarda gli investimenti economici che aveva fatto l'amministrazione, che aveva promosso il sindaco per sostenere le famiglie e le imprese durante il Covid, che aveva stanziato, se non erro, circa 15 milioni di euro. Ecco, l'idea era quella di richiedere una sorta di rendiconto, di consuntivo di quello che era stato fatto, perché su quei soldi, se ci fosse un avanzo, come dire, di amministrazione, se era possibile in qualche modo, considerando che la fase emergenziale è sempre in corso e che la ripartenza è fortunatamente ma appena all'inizio, capire se c'era la possibilità, se c'erano delle disponibilità di cassa, di magari di destinarle a caro bollette, di destinarle alla riduzione della Tari. Ecco, questo era il principio, no? Per cui l'idea era quella di capire se c'è rimasta una disponibilità economica. Questa è la proposta, non so se il commissario Colecchia ha sentito. Ma rientra nelle nostre possibilità valutare cose di questo genere? Sì, rendiconto dell'amministrazione. Sì, proprio delle competenze della commissione, cioè commissione. No? Verificare, diciamo, gli aspetti, diciamo, legati, no? Se si guarda anche lo statuto e il regolamento. No, ma lo prendo per buono, giusto per capire la cosa, non è una domanda. Spesso la commissione ha fatto nel passato, ha fatto oltre, cioè ha fatto, per dire, sopralluoghi in tutte le scuole, insomma, io l'ho fatto, cioè nel senso mi sono mai opposto quando ero in maggioranza, ma è discutibile. No, sì. Però ormai questo rientra proprio. Va bene. Posso io, Presidente, certo, vorrei mettere certo. Sul tavolo, no, concordo con la proposta, insomma, credo sia utile, no, fare un po' una verifica complessiva, ma nel senso per capire anche quanto ha inciso, diciamo, il Covid e le spese, diciamo, relative al Covid, no, per capire la straordinarietà del momento e quindi quali sono le risorse, magari sono entrate da contributi vari, fondazioni, Stato, Regione, per capire. Anzi, non penso che ci possano essere stati, perché se sono, no, trasferimenti. Però forse è utile capire quanto queste risorse, se queste risorse hanno dato una risposta efficace, sufficiente o meno efficace, come sono state impiegate, no? Magari poi uno può fare valutazioni anche in relazione ad altri enti locali, altri comuni, eccetera, eccetera. Quindi ritengo, insomma, utile la richiesta. No, io volevo aggiungere un'altra richiesta, no? È emersa un po' dall'ultima commissione. Quarta, non questa, cioè c'è una problematica che attanaglia un po' tutti gli enti locali, che è quella del caro energia, no? Quindi volevo un po' capire, l'avevo un po' posto anche in quella commissione, in relazione agli strumenti contrattuali disponibili, contratti Consulp, eccetera, cioè come questa partita si è in qualche modo gestita, nel senso che siccome ho sentito che, insomma, l'incremento, al di là di quelli che sono stati gli aumenti dei costi energetici, è piuttosto elevato, capire un attimo come, con quali strumenti è stato affrontato questo, strumenti contrattuali, e capire anche poi se c'è possibilità o meno, se l'impianto normativo consente anche situazioni, perché mi sembra
che questa canonergia sia destinata a durare nel tempo, e quindi questo è un po' l'aspetto, quindi chiederei la presenza del credo che il dirigente di riferimento sia l'architetto Daule, che gestisce i contratti, per capire un po' come sono stati gestiti fino ad ora. Certo, cioè vuol dire se gli uffici hanno colto la necessità di cercare contatti con le compagnie per cercare di contenere, ridurre, insomma, avere contratti più favorevoli. Questo, sì, è il principio, sì. Questo è il principio, un po' come si fa un po'. Cioè, per esempio, la dominazione pubblica, potrei farmi la domanda e darmi la risposta, nel senso che come contratto c'è un contratto che comprende costi di gestione e consumi, i consumi sono indicizzati a un coefficiente, il contratto è quello, e quindi meglio si poteva fare. Come lo affrontavamo proprio settimana. Esatto, però io invece ho l'impressione che se questo vale per la pubblica illuminazione, per le forniture elettriche e le forniture di combustibile, ecco, vorrei essere certo che così è, o se si poteva fare qualcosa, o se si può fare qualcosa anche in prospettiva per contenere o ridurre queste cose. Commissario Colecchia, prego. Sì, grazie Presidente. Più che altro la mia domanda è rivolta a capire la fotografia attuale, ovvero sì. Abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti, volevo capire quelli che non sono stati ancora affrontati e quindi quali sono quelli che sono ancora, diciamo, da valutare rispetto al programma che ci siamo dati. Questo volevo capire più che altro, se siamo in grado ora, se no la prossima volta, giusto per capire. No, dunque, i temi erano quello del tennis, sì. Poi quello dell'antenna CEP, sì. E del manufatto della spiaggia numero 2. Okay. Mm-hmm. Poi c'era anche il porto che era rimasto un po' sullo sfondo. Scusa Presidente, mi è venuta una richiesta da parte del comitato del distributore, diciamo, sì. Per avere notizie circa la risposta del vigile del fuoco. Proprio ieri me l'hanno inviato. Bene. Quindi giusto per riepilogare, diciamo, quindi tennis, antenne CEP, manufatti spiaggia 2, abbiamo detto? Il manufatto spiaggia 2 e poi l'antenna CEP. Questo l'abbiamo detto, quindi porto di Marina c'era. Porto di Marina. E distributore. Dunque, ora è distributore. Ora noi... Porto però per il costo di sorpresa, su cosa... Per questo volevo anch'io... No, il porto, ora, cioè... su ogni singolo argomento, per quello che so io... C'era Ghetta, era più preparato di me, ma insomma. No, però voglio dire, per quanto riguarda il tennis. Ci dedica molto più tempo di me, se non altro. Per quanto riguarda il tennis, mi sembrava per il momento esaurito, in quanto con l'audizione dell'assessore La Trofa, diciamo, aveva detto che gli uffici tenevano sotto controllo allora, i vari investimenti. Il tennis, diciamo che al momento è esaurito, nel senso che come gli investimenti è stato detto che erano un corso, riprendevano ora a maggio. Diamo conto, corso alla stagione, poi magari a settembre, ottobre, si vede se effettivamente c'è stata l'emergenza, riavviati questi lavori, si rifarà una fotografia della situazione, non credo sia ora presto farla, insomma la farei a questo punto a settembre, ottobre, per capire se effettivamente stiamo ripresi questo fatto della stagione, insomma. Rifarei un punto nell'autunno, che dici Presidente? Va bene, come pure lo rifarei per l'antenna CEP, essendoci in corso una denuncia alla Procura della Repubblica, il cui esito ancora non ci è noto, e nel frattempo potremmo anche pensare di rinvitare l'ARPAT per capire che tipo, su richiesta ovviamente dei cittadini del CEP, che tipo di controlli fa, perché dalle audizioni che abbiamo fatto molto insiste sulla simulazione rispetto su algoritmi, su calcoli che vengono fatti in funzione di quelle che sono le richieste, le autorizzazioni e anche le antenne adiacenti a quella in questione. Quindi potremmo anche rinvitare l'ARPAT per chiedere se sono state fatte verifiche. Sì, su questo tema noi siamo ancora in attesa di sapere l'esito della situazione dell'antenna di Marina, perché mi sembra di capire che ad oggi non si sa, si ipotizza, ma allora, lo scarico di responsabilità fra il patrimonio e la SEPI, però almeno si dovrebbe sapere che morti siamo morti. Allora, su questo invito il segretario a prendere nota.
nel richiedere agli uffici se è stato definito, se è stato definito il rinnovo della concessione. Okay. La risposta è stata, ho passato tutto alla SEPI, però ho capito, ma gliela è passata ora. Prego, commissario Coletti. Allora, giusto per chiarire un po' l'idea a tutti quanti, quindi TENS, Antenna CEP, Manufatto Spiaggia 2, Porto di Marina, distributore, Antenna di Marina, sono tanti argomenti, secondo me, provo a lanciarla lì. Se ci diamo intanto, come abbiamo iniziato a fare, quindi una serie di indicazioni sulle tempistiche di quello che c'è già in piedi, è lì che possiamo capire se abbiamo spazi per poter mettere altra carne a fuoco o se c'è la volontà di mettere ulteriore carne a fuoco, gestire quello che abbiamo già nel pregresso in maniera tale da non perderci, diciamo, argomento. Quindi, se secondo me mi permetto di dire, continuiamo intanto a capire, quindi TENS abbiamo detto da rivedere indicativamente a settembre, Antenna CEP, invitare l'ARPAT. Sì, anche questo. Infatti, secondo me, non con subito. L'ARPAT, non infatti, subito. ARPAT e gli stessi uffici di Pisa, secondo me è giusto a quel punto tutti quanti insieme, se siete d'accordo. Però se questo diventa. Si può fare lui questo. Sì, e capire ora. Quindi Manufatto Spiaggia 2 come siamo messi, Porto di Marina come siamo messi, distributore come siamo messi, a livello di tempistiche dico, e Antenna di Marina. Poi, ecco, questo è quello che mi sento di dire, perché secondo me con tanti argomenti è bene avere una fotografia ben chiara per capire poi quello che dobbiamo fare contestualmente. Grazie. Imminente, non è che c'è solo da guardare il porto e l'antenna di Marina. Poi anche il distributore bisogna aspettare se i vigili si hanno fatto qualcosa o no. I vigili si hanno fatto controlli o no, perché l'altra volta noi si chiedono di fare controlli, però se non hanno fatto controlli è inutile fare un'altra audizione dei vigili e del comitato, secondo me, poi carità. Però secondo me il distributore, TENS e CEP vanno direttamente a autunno. Mm-hmm. Quindi cioè, la spiaggia 2, Porto di Marina e Antenna di Marina, che volendo si potrebbero mettere tutte nella stessa commissione, essendo zona. No, dunque. Porto di Marina io non ho idea di cosa, forse non c'era ancora. Qual è l'oggetto dei conflitti? No, il Porto di Marina, mi sembra di capire che c'erano sempre pendenti questi ricorsi, no? Cioè, sì. C'erano pendenti queste azioni ricorsi. Ah. Cioè la questione non è ancora. Però cioè in cui in commissione non ne abbiamo mai parlato, vero? Che mi ricordo io. No, è venuto il segretario generale, è venuta la Ricci, sono venuti. È sulla questione della parte commerciale del porto di Marina, sì. C'era il problema dell'IMU, c'era una serie di problematiche che sono state riscelate in quarta commissione per quelle che erano le competenze. Esatto. E proprio anche sapere il nuovo investitore, cioè capire se l'investimento c'era l'interesse del gruppo francese, certo. Magari a che punto è. Comunque se più saputo nulla. Può essere il primo argomento, perché l'antenna di Marina ci arriva la documentazione del patrimonio e si proprio a capo rifà la commissione Allora, per l'antenna di Marina, ecco, è già stata presa nota della richiesta di documenti. Però se non arriva non le fa la commissione. Allora, allora, il TENS per il momento lo accantoniamo, no? Sì, mi sembra TENS, c'è cioè, l'antenna Marina e distributore perché non arriva. Esatto, anche il parco mi sembra definita la questione, perché il bando è stato assegnato, è andato a buon fine. No, è stata definita dagli uffici in un certo modo, se ne è preso atto, nel senso che è stato demolito il parco del manufatto, sì. È stato demolito il manufatto e quindi essendo stato demolito il manufatto e avendo verificato che non ci sono carichi di nessun genere e non essendo stata ancora fatta la giudicazione definitiva, si è proceduto a fare la giudicazione definitiva. Quindi questo si è preso atto di come ha proceduto l'ufficio, poi io ho delle riserve però su come si sia proceduto, ma insomma me le tengo per me. Anche questo possiamo rinviarlo all'autunno, fare il punto. Sì, mi sembra di capire
che... Però non è una questione urgente che si possa trattare ora. No. Volevo bisognerebbe dire... le cose, diciamo, più urgenti. Porto e spiaggia. Si potrebbe, se vengano mercoledì in commissione la SEPI e il dirigente del patrimonio, chiude una volta per tutte questa questione della terra di Marina. Credo ci voglia tanto. Tutti e due insieme? Però siamo in... Sì. Sì, se non c'è uno, c'è un altro. Scusate, stavo rispondendo al telefono. Per il distributore cosa stiamo aspettando? Dunque, il vicecomandante sì, dei Vigili del Fuoco dichiarò, poi basta sentire le registrazioni, che per quanto riguarda quello che era di loro competenza erano stati fatti tutti i sopralluoghi, eccetera. I cittadini, i residenti contestano la vicinanza dell'impianto. Il problema è che loro avevano fatto le misurazioni, però non avevano i limiti reali, essendo esatto, l'avevano fatti da però certo. Loro, i cittadini, dissero in commissione che avevano la documentazione fotografica durante l'avanzamento dei lavori e quindi tramite la documentazione fotografica loro potevano fare nuove misurazioni per vedere se erano all'interno del perimetro concesso o no. Esatto. Poi se è stato fatto non lo so, o se doveva essere inoltrata una richiesta dal comune, però noi c'era rimasti che loro avevano fatto una nuova misurazione in base anche alla nuova documentazione fotografica che li fornivano quelli del comitato. Si potrebbe richiedere un sopralluogo con l'ingegner Ricci per quanto riguarda la verifica delle distanze? Ma l'aveva fatta i vigili, l'hanno fatta quella cosa lì. Però loro dicevano che siccome erano serbatoi, erano interrati, quindi cioè, non c'avevano una misurazione reale. Cioè il problema è che un conto è da un parere favorevole da progetto. Una volta che l'opera è stata realizzata e l'opera è interrata, se uno suppone, avendo documentazione fotografica, avendo testimoni, che siano stati messi difformemente, che non siano state a distanza, bisogna che qualcuno, il comune, chieda a Vigili del Fuoco di fare una verifica, fanno un saggio e vedano come è montato il serbatoio. E questo è il discorso, secondo me. Però non fai quello. Non l'hanno fatta, non fa la commissione. Però loro la fanno se qualcuno glielo chiede. Infatti, noi siamo rimasti che il comune l'aveva chiesto. Esatto. Anche io ero rimasto così. Avevo capito. Chi degli uffici si è mosso per fare questa richiesta? No. Come la possiamo formulare, commissario Serfogli, questa richiesta agli uffici? Con una lettera della commissione dove si fa riferimento all'interno della commissione è stato evidenziato questo aspetto, si chiede di attivare un controllo di una verifica che i lavori effettuati, in particolare sul posizionamento dei serbatoi rispetto alle distanze minime, siano stati effettivamente rispettati. Magari usando il contributo della documentazione fotografica, ci sono state fornite queste documentazioni fotografiche, li si allegano a Petra Redini, non so a chi. Però non ce l'abbiamo la documentazione. No, loro lo dissero in commissione, dissero che uno del comitato, non ricordo chi era sinceramente, forse nell'appunto ce l'avrò anche scritto, però basta riguardare la commissione. Abbiamo le foto, facciamo la presentazione. Io direi proprio per dare un segnale forte ai cittadini di fare un'audizione loro qui, di convocarli e portare il materiale che hanno. Lo acquisiamo. Ah, ok. Si acquisisce il materiale, si fa mente a verbale che secondo loro non sono stati secondo loro. E poi noi sulla base della segnalazione segnaliamo al dirigente competente invitando ad attivarsi così il fuoco. Per il prossimo mercoledì, se siamo d'accordo, commissario Colecchia, si può sia chiedere l'audizione degli uffici per quanto riguarda le antenne di Marina. Va bene? Mm-hmm. Che quello si dovrebbe svolgere in tempi brevi. E l'audizione di uno o alcuni rappresentanti del comitato di San Biagio, invitandoli a portare il materiale di cui dispongono per farne copia
e poi naturalmente proseguire con l'audizione degli uffici interessati. Sì. Va bene così. Sì. E poi attivi per la volta dopo questo discorso che dicevi te sulla cose della pandemia, ci vorrà un po' di tempo per... Esatto. Gli elenchi gli uffici... E Sassetti. Il ragioniere capo sarebbe. Sarebbe quindi già comunicato. Sì, comunichiamo, sì. Potremmo fare, ecco, per il mercoledì, dunque 4, 11, 18. Sì. 18 maggio. Per il 18 maggio chiediamo dunque il ragioniere capo se sulla rendicontazione poi non so se il consigliere Auletta aveva un argomento, però è assente giustificato, semmai lo acquisiamo alla prossima riunione. Oppure anche come fa solitamente il commissario, magari può mandare tanto un'email cercando quello che se vuole. Sì, no, io poi non ho avuto modo di parlarci, ero impegnato in questa manifestazione a Firenze. L'aveva detto io. Contro la base, sì. Ho chiaro anche l'adozione allora della Polizia Municipale, non lo so se anche dell'assessore Monanno per i suoli pubblici. Le pedane? Questo è un altro argomento. Se si può mettere in fila. Certo. Di che parliamo, signori? Scusatemi. Delle pedane, visto che c'era stata la concessione dell'aumento del suolo pubblico in pandemia, che è regola, io ero rimasta poi correggendo. No, non riesco a capire quando parliamo di pedane, perdonate. Le pedane fuori dalle attività commerciali. Suoli pubblici. Che per la pandemia era stato concesso di più, no? Ah, sì, ok. Perché come a regola, insomma, io avevo preso dalla stampa che finiva il 30 giugno. Sì. Quindi io ho detto, sentiamo, facciamo una audizione e vediamo se fino adesso sono stati fatti i relativi controlli, in modo che poi sia più, diciamo, fluido e agevole il controllo successivo per chi deve ripristinare, perché a oggi, secondo me, chi già non ha fornito la documentazione per acquisire, no, il surplus del suolo pubblico, a regola la 30 la deve smontare. Certo. Quindi ho chiesto se può fare un'adozione con, o non so, mandati di vigili o chi se ne occupa, eventualmente anche l'abbonato, per sapere fino adesso come è stato fatto il controllo e come sarà affrontato poi dopo il 30 giugno, con evitare che ci si trova magari un sacco di segnalazioni dopo il 30 giugno. Bene, questo commissario Adini, lo facciamo, lo mettiamo all'ordine del giorno il prossimo mercoledì, vediamo secondo l'esito delle audizioni, o lo mettiamo già ora, o lo calendarizziamo già. Dite voi, non c'è problema. Più che altro non so se abbiamo i tempi, io per abitudine, per quello che potevo vedere. O si mette il primo mercoledì libero, che adesso sarebbe il 25, e poi se mai si slitta, se posso fare una proposta di urgente. Certo, ci ho preso. Allora, io proporrei una cosa di questo genere, soprattutto quando invitiamo il giudice assessore e quant'altro. Se inviassimo intanto un'email per chiedere la disponibilità in termini di tempo, magari devono fare anche loro tutta una serie di valutazioni. Ma di 25 c'è 20 giorni. Sì, certo, per questo, però se facciamo partire subito una richiesta di questo genere, ci danno una risposta in base a quello poi programmiamo, secondo me. Se no, orientativamente si può mettere a fine mese, poi si sente loro se l'ultimo mercoledì del mese o il 25 va bene. Dunque, allora, come ordine, abbiamo detto mercoledì 11 per quanto riguarda l'antenna di Marina, le definizioni e il Comitato San Biagio. Il mercoledì 18 già comunichiamo a Sassetti l'audizione per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese e alle famiglie del Riapri Crisà. E poi per quanto riguarda invece i suoli pubblici che me lo sono perso? Dicevo, o si può mettere già il 25 se sente la disponibilità della Polizia Municipale e dell'assessore, se loro non sono pronti si slitta il mercoledì dopo. 17:25, ecco, proroga, occupazione,
tanto se gli manda già la mail magari in questi giorni e loro qui al 25 magari lo riescano a programmarlo e per organizzare quello dopo. Molto bene. Almeno lasciamo anche un tracciato di richiesta agli uffici e quindi diamo una data certa di dentro la richiesta. Molto bene. Allora, ripeto, mercoledì 11 è l'antenna di Marina e il comitato San Biagio. Mercoledì 18 il ragioniere capo per quanto riguarda le spese del comune a sostegno delle imprese e delle famiglie e il giorno 25 l'approfondimento per quanto riguarda la deroga sull'occupazione dei suoli pubblici e eventuali controlli se sono stati fatti dalla Polizia Municipale onde evitare naturalmente abusi, no? Furbetti eccetera, perché su questo è ovvio che l'investimento dell'amministrazione è notevole, perché se si considera che mediamente il costo a metro quadro è di circa 30 euro all'anno, di circa quindi su 100 metri sono circa 10.000 euro e quindi sono sempre per 100 metri di occupazione sono circa 1.000 euro al mese e il comune ci sta mettendo, cioè gli stava entrando risorse, quindi è giusto anche che ci sia il rispetto, rispetto delle regole, anche per evitare che tra commercianti ci possano essere, no, delle contenziose. Molto bene. C'è altro di vari eventuali? Niente? No. Perfetto. Allora, mi sembra che ci sia. Che ci sia abbastanza. Bene. Chiudiamo qui la commissione. Grazie a tutti i commissari. Grazie. Buonanotte. Grazie. Chiudo. Sì.